parleremo di formazione, e in questo caso formazione inquadrata nella scuola di specializzazione in discipline ambientali di Ispra. È una cosa anche un po' di orgoglio, diciamo così, nel senso che comunque mi sembra che ci siano delle altissime competenze e che mi sembra che in realtà si faccia tanto per l'impatto ambientale, quindi secondo me è molto utile per tutti noi. Conservare la biodiversità a livello nazionale, italiano, ma a livello mondiale, ha bisogno di sempre nuove professionalità, ma più ancora ha bisogno dell'adeguamento costante delle proprie conoscenze, perché c'è un cambiamento che ha una rapidità impressionante. Che lavoro vuoi fare quindi? Ancora non so. Incontri sulla via. Punti di vista sulla valutazione di impatto ambientale. Bentornati al nostro podcast Incontri sulla Via. Sono Viviana Lucia di Ispra e oggi vi presenteremo una puntata un po' diversa, una puntata corale piena di ospiti che vuole raccontare una delle attività svolte da Ispra che riguardano la valutazione di impatto ambientale ed esattamente la Summer School sulla Via che è stata svolta a giugno 2024. In ogni caso, quindi, l'obiettivo dell'innalzamento della qualità degli studi di impatto ambientale è un obiettivo che l'Unione Europea ha indicato spesso nei resoconti sull'applicazione della valutazione di impatto ambientale in Europa. Ricordiamo infatti che sono praticamente 40 anni che la procedura VIA viene applicata negli Stati membri, quindi quale migliore strada può esserci se non l'anticipazione a livello universitario, quindi nella didattica, l'integrazione nei programmi didattici universitari di queste importanti tematiche. Siamo con Daniele Antonietti di Ispra dell'area formazione ed educazione ambientale. In realtà era educazione e formazione ambientale. Vabbè. Noi abbiamo fatto una summer school, Ispra però ne ha altre summer school. La vostra è stata la prima summer school e abbiamo un'altra summer school che si svolge in Friuli sulla cartografia e rilevamento geologico e l'ultima summer school che è sulla geomorfologia, l'ecologia e la biologia in ambiente marino insulare che si svolge all'isola della Sinara. Perché insomma stiamo attivando queste nuove summer school? Abbiamo voluto creare un canale di comunicazione, una collaborazione appunto con le università, per questo le summer school, perché offrono a giovani studenti, a giovani dottorandi, giovani ricercatori la possibilità di mettere in pratica quelle che sono le loro conoscenze teoriche, insomma i loro studi universitari, metterli in pratica in un'attività lavorativa di ricerca accanto a esperti dell'ambiente, quindi esperti dell'ISPRA, esperti anche di altri enti e così mettere in pratica quello che loro hanno appreso nei loro studi universitari e metterli in atto, quindi creare una situazione di training on the job. Grazie Daniela. Ora passiamo ai veri protagonisti della nostra attività, cioè gli studenti della Summer School di Palermo. Sentiamo un po' di sensazioni a caldo, ci hanno raccontato diverse cose, ci hanno dato anche consigli con molto entusiasmo, per cui passo la parola ai ragazzi. Allora, per il podcast dedicato alla Summer School, volevo sapere tu da dove vieni? Da Torino. Tu sei siciliano? Io sono di Palermo. Vengo da Roma ma vivo a Messina. E tu da dove vieni? Allora, io sono di Palermo, però sto terminando i miei studi a Roma, in Sapienza. Io vengo da Trieste. Tu da dove vieni? Io sono di Milano. Perfetto, ok. Quindi laurea? Ecobiologia. Sto finendo la laurea magistrale in evoluzione del comportamento animale. No. Laurea, ho fatto biologia marina a Roma e appunto poi adesso mi sono trasferita a Messina per lavoro. Sì, io sono laureato in biologia ambientale e in questo momento sto completando il mio dottorato in ecologia marina presso l'Università di Bari. Laureato alla triennale di scienza e tecnologia agraria, laureando dal corso di studi in agroecologia e gestione del verde multifunzionale. Laurea in etologia all'Università di Torino e poi mi sono specializzata in bioacustica, mammiferi marini e rumore. Marine Science in Bicocca, Università Bicocca di Milano. E che laboratorio ti sei iscritta?
biodiversità, ambiente marino. Io sono iscritta al laboratorio acque. Sono iscritta al laboratorio di biodiversità. Perché ti sei iscritta a questa summer school? Mi sono iscritta perché sto cambiando un po' il mio lavoro e quindi avevo bisogno di riformarmi un pochino. Ho deciso di intraprendere questa summer school anche perché sono interessata all'impatto che un lavoro antropico può avere sui diversi ecosistemi e quindi anche capire come noi possiamo in qualche modo mitigare le varie attività e trovare quindi un equilibrio tra natura e attività umane. Allora, io anche ho avuto già esperienze in ambito di monitoraggio per la parte appunto mammiferi marini e rumore e ho trovato molto utile essere diciamo dall'altra parte, cioè capire cosa veramente è richiesto da ISPRA, perché sicuramente sarebbe utile per velocizzare tutto il processo e anche l'aspetto più giuridico. Mi è piaciuto tanto l'intervento dell'ingegnere questa mattina, il livello economico, la visione proprio olistica su tutti gli aspetti che riguardano questa cosa. È una cosa anche un po' di orgoglio, diciamo così, nel senso che comunque mi sembra che ci siano delle altissime competenze e che si faccia tanto in realtà, nonostante in Italia sembra sempre che non facciamo niente, mi sembra che in realtà si faccia tanto per l'impatto ambientale, quindi secondo me è molto utile per tutti noi. Mi è piaciuto in particolare finora gli interventi di oggi sui piani di monitoraggio ambientali, cioè credo che sia interessante anche vedere cosa succede nello scenario zero, quindi cosa succede prima dell'opera, in corso d'opera e post-opera. Che lavoro vuoi fare quindi? Ancora non lo so. C'è un consiglio per la prossima summer school? Ok, è bellissima questa integrazione di stakeholders e di attori in questo grande processo che è la VIA. Sarebbe bello avere tanto a che fare con entrambi i lati. Questa esperienza abbiamo avuto tanto a che fare con i valutatori, che è un punto di vista estremamente importante. Sarebbe bello averci più a che fare anche con i proponenti. Provare a, non so, a commentare o comunque avere un progetto davanti e vedere quali sono le parti positive e negative del progetto, quindi parlarne insieme, provare proprio noi studenti a valutare il progetto in sé. Per me è una grandissima emozione far parte di un'esperienza formativa qui nella mia città, è una cosa che è bellissima, davvero. Quanto entusiasmo avete sentito questi ragazzi? L'esperienza infatti è stata veramente interessante, molto bella e stimolante anche per noi docenti. In anteprima possiamo anche dirvi che dato il successo dell'iniziativa è stato deciso di ampliare questo progetto formativo anche ad una winter school da svolgere a Roma nel 2025, oltre naturalmente a confermare le attività estive nella sede di Palermo nella summer school dedicata alla VIA del 2025. Queste attività di formazione dedicate alla valutazione di impatto ambientale, quindi la Summer School di cui vi abbiamo raccontato, la Winter School che è in programma per il 2025, rientrano all'interno della scuola di specializzazione in discipline ambientali attivata da ISPRA e inaugurata a ottobre 2024. E quindi questo stabilisce la formazione tra gli obiettivi primari dell'istituto. Le nuove generazioni sono molto più attente delle vecchie generazioni alla tutela dell'ambiente e ce l'hanno proprio dentro, per cui con questo tipo di formazione noi stiamo dando appunto il nostro contributo per cercare di trasmettere le conoscenze che abbiamo accumulato, nel nostro caso appunto nella nostra materia che è la valutazione di impatto ambientale. Sentiamo quindi i contributi del Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, del presidente dell'ISPRA Stefano Laporta, del direttore generale ISPRA Maria Siclari. E sentiamo cosa hanno detto proprio in relazione a questa tematica, l'importanza della formazione per le generazioni future. Beh, sì, il cambiamento che stiamo vivendo, la velocità del cambiamento che è legato certamente al cambiamento climatico, alla modifica di quello che è stato la struttura del secolo scorso di produzione dell'energia, alla necessità di conservare la biodiversità a livello nazionale italiano, ma a livello mondiale, ma l'Italia è un qualcosa di molto particolare, ha bisogno di sempre nuove professionalità, ma più ancora ha bisogno dell'adeguamento costante delle proprie competenze, delle proprie conoscenze, perché c'è un cambiamento che ha una rapidità impressionante. Con una
situazione di una diminuzione della popolazione, dei giovani. Noi passiamo da 500.000 nati all'anno nel nostro paese a 350.000. È chiaro che sono molto di più le opportunità sul mercato e c'è anche un cambio di mentalità rispetto al passato molto più anglosassone, nel senso che il posto fisso non è più la prima delle ambizioni, determina il fatto che il mercato del lavoro sia molto vivace e ci sia una competizione di tipo anche economico, oltre che di sviluppo professionale, molto più accentuata del passato. La scuola si propone di essere un polo formativo, evidentemente, ma anche un momento aggregante per creare una comunità di esperti e di studiosi sotto il profilo delle discipline ambientali a 360 gradi. L'idea appunto è quella di non limitarsi ad essere un polo formativo, ma di creare una comunità che possa nel tempo in qualche modo sviluppare e anche trasmettere i valori della tutela ambientale. Il tema dei giovani e delle giovani generazioni ovviamente non potevamo non porcelo. In questo senso ci saranno dei programmi specifici di formazione rivolti anche all'università e anche al mondo privato, non solo alle pubbliche amministrazioni, e riteniamo che di poterli appassionare proprio fornendo loro dei programmi che vedano il coinvolgimento di diversi stakeholders, quindi non solo limitati alla parte strettamente tecnico-scientifica, ma con un orizzonte sicuramente più ampio che riguarda poi il settore della vita quotidiana e del mondo del lavoro. Quindi gli sbocchi professionali saranno, ci auguriamo, quelli che potranno essere riservati in misura sempre maggiore nei prossimi anni a dei veri e propri esperti in sostenibilità. Oggi inauguriamo la scuola di specializzazione in disciplina ambientale con un obiettivo preciso, quello di ottenere l'accrescimento delle conoscenze e delle competenze in tutte le tematiche ambientali in un momento del paese che è chiamato a grandi sfide. La sfida ambientale che non è una sfida solo nazionale, è una sfida a livello globale. Quindi una scuola che vuole formare delle competenze professionali che saranno gli agenti di questo cambiamento e della transizione. Una scuola che è rivolta a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, ai giovani ricercatori, agli studenti, con formule anche nuove dove uniremo la formazione teorica a quella della pratica, quindi Winter School, Summer School, ma dottorati di ricerca e master. È una formazione che vuole guardare anche le imprese al terzo settore. Docenti di grandissima qualificazione professionale, un polo formativo che vuole raggiungere tutto il territorio, quindi un nuovo modello didattico su tutto il territorio. Un ragazzo ha detto che è una mission anche per loro, questa attenzione al tema ambientale, alla tutela dell'ambiente e della salute umana sta dentro questi futuri tecnici. Allora chiudiamo questa puntata con questa riflessione: saranno i futuri tecnici a risolvere tutti i problemi che abbiamo con la procedura VIA e con le tematiche, con l'approfondimento delle linee guida? Probabilmente sì, ce lo dice anche Albert Einstein. Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare finché non arriva uno sprovveduto che non lo sa e se la inventa.